شمال افريقيا البري اوجي من سشيم تيم سيفيت كابوتا زرا دفكة في زين اوني تيامو دا لمشنا دا مدالف متربين مهين ريبوي ممون اما لو ريبوي من فشوت الاجمالا سبيجرا كون سيفيكا كي سي بو فارسي كورالي دا لورو cioè da idolatri, per una cura che costa denaro, ma non una cura di nefashot, vediamo cosa vuol dire, di anime, vediamo cosa significa. Ben mi sta premendo con la coma, di Vermeer. Vermeer dice che è vietato andare a un barbiere goi. Chaim Omri, in Bishot Rabbi, mutar, che è permesso se il barbiere dà alla strada, poiché la gente vede quello che fa, poiché Rameh dice che è vietato, poiché potrebbe ucciderlo, mentre usa il rasoio potrebbe tagliargli la gola. Però avrò benove più no. Però non lo può fare se sono da soli, il barbiere e l'ebreo, poiché infatti lo potrebbe uccidere. Chiamala, mai ripuoi mamon, non mai ripuoi nefashot. Qual è il significato di questi due? Ripuoi mamon, ripuoi nefashot. Ilema ripui mamon besachar, ripui mamon bechinam. Se vogliamo dire che ripui mamon vuol dire contropagamento, ripui nefashot vuol dire in gratis, allora avrei dovuto insegnare litni mitrapin mehem besachar, avallo bechinam, che è permesso farsi curare se bisogna pagare per la cura, ma non gratis. E la, perciò bisogna dire che il significato è diverso, che ripui mamon significa davar shem bosakana, una cura che non comporta, che il malato non è in un malato critico, e ripui nefashot davar shesh bo sakana, che il malato è critico. Ve'amar Rav Yehuda afilo rivda di kusilta lo metzina minayo. Ma Rav Yehuda disse che uno non può neanche andare da un goi di farsi fare un salasso e sulla spalla, così facevano qui, allora a quei tempi facevano salasso dalla spalla, che è vietato farlo, e perciò dice l'uomo seminario che è vietato farsi curare da un goi, benché non comporta un dolore, perché potrebbe causare un dolore peggiore, o potrebbe causare addirittura, potrebbe causare la sua morte. E la ripui mamon, perciò bisogna dire che ripui mamon vuol dire Bento, che una cura monetaria si riferisce al suo animale, e ripone fashot è una cura quando il malato è malato gravemente, si riferisce a Gufè, a lui stesso. E però dice anche se non è in pericolo, behaino de malabiuda. E ciò che dice la Biuda è filo rivda di Cosilta, che persino fare un salasso dalla spalla, come avevo appena detto, e potete vedere in Rashi che dice point dur, ma la parola in francese è pointure, cioè in italiano puntura, è molto simile all'italiano, vedete, puntura. In questo caso lo mazzino al minaio, che non lasciamo che ci curino da un goi, poiché potrebbe causare un danno. Amar Rav Chisda, Amar Mar Ukva, avalim amarlo sempre, però se questo dottore, diciamo, dottore, gli chiese un consiglio, gli disse solo quale, diciamo, quale medicina usare, perciò, avalim amarlo samploni affelo, samploni ralo, mutar. Però se gli disse che tale medicina gli fa bene, tale medicina gli fa male, allora è permesso chiederglielo. Savar, poiché il goi è d'opinione che è solo Mishaile, e gli chiede una domanda, però siccome gli chiede una domanda, suppone che chiederà la stessa domanda anche un altro dottore. Allora potrebbero scoprire che se un dottore falso, un dottore genuino. Perciò in questo caso è permesso perché lui ha paura di perdere la sua reputazione. E poiché Ata Ugavra
l'orrore di Nafshe, poiché guasterebbe la sua reputazione. E sempre si parla come venne quella persona per guastargli le cose. Un'espressione che Lagmara usa di quei tempi. Stiamo parlando di un linguaggio di circa 1700 anni, 1700 anni fa. Amar Rav Yochanan, ve'amre Amar Rav Chisda Amar Rav Yochanan, sefek chai, sefek met, se la persona sopravviverà, è vietato farsi curare da un goy, però vadai med mitrapim mem, però se vi è certezza che morirà, allora è permesso farsi curare da un goy. In che Gemara, met, se dice di caso che morirà di certo, Aika Haisha, ma perché lo facciamo curare da un idolatra che potrebbe affrettargli la morte? Perché in fin dei conti potrebbe vivere un po' più a lungo. Rispondo ancora alle Haisha lo Haishina, che non siamo preoccupati per il fatto che questo breve periodo che potrebbe vivere più a lungo, poiché in fin dei conti c'è questa possibilità che il Goi lo curi. Umminat Temra, da dove sai? Che diciamo di Haisha lo Haishina, che non siamo preoccupati di questa piccola differenza di vita, dichteiv, imamano la boa ir, verrà bairo, va'at musha. E si tratta dei quattro lebbrosi quando c'era una carestia nella città di Samaria, Shomron, e erano, naturalmente sappiamo che i lebbrosi stanno sempre fuori da città, e siccome ci fu un assedio, dall'esercito di Aram che assediarono questa città, questa c'era la carestia, e dissero questi lebbrosi: andiamo all'accampamento dei, c'era una possibilità che moriremo di fame di certo, questa non è una domanda, questo è il sicuro, perciò invece di morire di fame perché non andiamo all'accampamento di Aram? E forse ci daranno da Ma mangiare, forse. se ci uccideranno. Però loro decisero di andare alla campagna di Aram. E Vakila Gmara, come fecero così, Vaika Chaisha, perché andarono al campamento di Aram, che li avrebbero potuto uccidere, ma invece avrebbero potuto rimanere dove erano, e benché erano destinati a morire, però per questo periodo di vita, finché sarebbero morti di fame, forse sarebbe stato preferibile così, ma vediamo che non decisero così, ma bensì andarono al campamento di Aram, perciò era là le Haisha lo Haishina, perciò vediamo da ciò che non diciamo che forse sarebbero potuto rimanere in vita, eccetera. Questo non ci preoccupa. Chiamala Metivei, chiesero, gli studenti di Shiva chiesero, riguardo ciò che disse Rabbi Yochanan, che abbiamo studiato, che lo esavi ten adam imaminim, che uno deve mettersi a discutere di religione con dei miscredenti, e mi trapinme una filo chesha, che è vietato farsi curare da essi anche per rimanere poco tempo in vita. Ma se e accade un caso, bebentama benachotosh Rabbi Ishmael, con bentama, il figlio della sorella di Rabbi Ishmael, Shikisho Nachash, che fu morso da un serpente, Uba Yaakov Ish Kfar Sechania Lerapoto, che venne questo Yaakov per guarirlo, era un stregone dottore, Piloi Nichor Rabbi Ishmael, e Rabbi Ishmael non gli permise di farsi curare da questo tipo. Ve'amarlo, e disse Bendamà a Rabbi Shmuel, suo zio, Rabbi Shmuel achi, anachlo ve'erafe mimeno, fammi essere curato da lui. Vania vil mikra mina Torah, e ti porto una dimostrazione della Torah, shumutar, che è permesso, ve lo espliqui in modo tadabar, asci azzani shmato, e morì nel momento che disse mutar, la parola mutar, vamet, e morì.
קרא לה רבי ישמעאל, השכם את דמה שגופך טהור ויצא נשמתך בטהרה. סיכום את ישראל הפרולה, מותר, פצ'ו דיסא כביאת אותה, כלטואני מאושי אין פוריטה. ולא עברת על דברי חבריך שאומרים, הוא פורץ גדר ישכן ונחש. נונה תרסגדיתו, לדיציזונה די תווי די סאג'י, תווי קומפני, כדיסרו, כנום ביזוניה פרסיקורה da idolatri. Bisogna capire che i tempi idolatri non erano come oggi, dottori, tutta un'altra cosa. E tutta la medicina di allora era tutta una stregoneria, tutte cose fasulle. Comunque, se tu avessi trascritto le parole, saresti potuto essere morso da un serpente, poiché, dice il verso, «Upolez gader in acher ishakenu nachash», che colui che trasgredisce, cioè non trasgredisce, colui che fa una breccia in un recinto, nel senso che i saggi fecero un recinto, cioè un divieto, e uno che trasgredisce il loro divieto è considerato come se avesse fatto una breccia nel recinto fatto da loro, e il castigo è che può essere morso da un serpente. Ma lui stesso fu morso da un serpente. E allora la Gemara chiederà subito questa. Ma allora, se vediamo, siccome vediamo che anche se c'è una certezza che morirà, non è permesso farsi guarire. Allora, com'è che prima ho detto che se certezza è permesso farsi guarire? Secondo Gemara, Shani Minu de Mashcha, dati de Memshach Batrayu. Il caso di un idolatra, che è un pagano che vuole attirare la folla alla sua fede, e se lui avesse guarito, tutta la gente avrebbe detto, ah, l'idolatria aiuta. Allora sarebbero andati appresso a lui. Questo c'è, cioè, questo grave divieto, non farsi curare da questi idolatri. Essenzialmente questo è il divieto. Poiché il Goi, quando guarisce, menziona il nome dell'idolo, della divinità. E allora si potrebbe pensare che grazie all'idolo, quello fu guarito, e allora potrebbe creare tanti seguaci. Adesso la Gemara ritorna a esaminare ciò che abbiamo detto, che disse Rabbi Shmuel, disse lo avarta al divrei chavrecha sheyomrim poretz gader yishakenu nachash, che non hai trasgredito le parole dei tuoi compagni che dissero di non farsi curare da essi. Ma che la Gemara, io name Hiviatar, che ma lui stesso fu morso da un serpente. Allora la domanda è perché Rav Shmuel disse che non può farsi curare da quell'idolatra, benché c'è il rischio che, siccome si farebbe curare da quell'idolatra, potrebbe essere morso nel futuro da un altro serpente nuovamente. Ma se viene guarito, allora anche nel futuro, quando verrà un secondo serpente, potrà essere guarito nuovamente da quell'altro idolatra. Spondekmara che Hivet Rabbana deletli assuta klal. No, se uno trasgredisce il divieto dei saggi, quel serpente che morde, a quel morso non c'è nessuna guarigione, nessuna medicina, nessuna guarigione. Chiakmara, e cos'era esattamente che voleva dire Damà? Quale verso voleva portare? Che dimostrazione voleva portare a Dottorana? Dice Chiakmara che Vachai Baem Ani Hashem, che ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. Cioè, che la persona farete le mitzvot per vivere in esse, ma non per veloce amut bahem, non per morire. Perciò qualsiasi cosa che può causare la morte è permesso di non fare, o se la Torah dice di fare, di non fare, il contrario. Perciò è permesso di fare qualsiasi cosa per non morire. Allora in questo caso anche avrebbe dovuto potersi fare guarire da quell'idolatra. E Rabbi Ishmael, per quale ragione non permise? Anemire, questo è veramente ragione,
che solo Befaresia, perciò dice Gmarà, Animir Vezina, solo se fosse stato di nascosto, cioè nessuno convede niente, allora è permesso. A Befaresia no, però in pubblico, se ci sono altre persone presenti, allora è vietato farlo. Detania, ma è stata la verità, Rabbi Shmuel Omer, Minai Shem Omrim Lo La'adam Avod Avodat Kohavim, Gal Te'areg, She'avod Va'al Ya'areg. Se dicono a uno, a un ebreo, e adora l'idolatria, altrimenti ti uccidiamo, che allora adora l'idolatria, faccia quello che gli dicono e non si faccia uccidere. Però, Tamud Lomar, Vachai Baem. E dice il verso, infatti, che viva e non che veloce amut baim, che non muoia. Adesso dice come là, e c'è la breta. Yehola filo befaresia. Avremmo potuto pensare che ciò è anche in pubblico, Talmud Amar, in questo caso no, in questo caso non si può, poiché velot chalu Hashem koci, ving dashib tochum yisrael. In questo caso crea una profanazione del nome di Hashem ed è vietato. Che deve fare Kiddush Hashem, deve santificare il nome di Hashem. E questa è una delle più grandi mitzvot della Torah. E c'è anche una bracha, si dice, c'è una bracha da dire prima di Kiddush Hashem, anche prima che uno viene messo a morte. In un tale caso, dice una bracha. Terminiamo qui. Vishashem il male kol mishalot lefchem le tova. Perché diciamo le tova? Perché non diciamo Vishashem il male kol mishalot lefchem, senza le tova? Poiché delle volte la gente si augura cose che sono nocive per loro, o prega per cose che non sono bene per loro. Perciò Hashem, che sa meglio quello che è il bene per una persona, perciò noi ci affidiamo a Hashem, perciò diciamo le tova, che lui, Hashem sa quello che è le tova per noi. Grazie.